ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente vi registro l'attesissimo What's on my iPhone. Prima di tutto però volevo salutare delle ragazze, mi sono scritta i nomi. Giulia Moretti, ovvero Giulie Marti 64, Angela, Xin Liu e Beatrice Cuoricino Love Favi. Se ti riferisci a Favi J, anche io lo adoro. Comunque, mando un bacione e un abbraccione a tutte quante. Scusate se ci ho messo un po' a salutarvi, ma tutte le volte mi dimenticavo sempre il fogliettino, ui, il fogliettino magico con i nomi. E davvero vi ringrazio dalla prima all'ultima per tutti i commenti carini. Ma visto che il video è abbastanza lungo, vi lascio al What's on my iPhone. E ci vediamo dopo. Allora, questo è il mio telefono, è un iPhone 5. Mi scuso per tutte le bollicine della copertina di protezione, la devo andare a cambiare visto che ci sto, forse la vado a comprare oggi. Comunque, prima di farvi vedere cosa c'è dentro, vi volevo fare una piccola premessa, ovvero io non ho aggiornato iOS 7, non so se ne sono usciti altri 20 da quando non ho fatto l'aggiornamento. Perché non mi piace molto la grafica, però per cambiare il telefono, dato che il mio era uno di quelli fallati qui, devo fare l'aggiornamento e perciò mi toccherà farlo. Dato che io cambio molto spesso sfondi, icone, applicazioni, davvero con una velocità allucinante. E ho pensato, quando faccio l'aggiornamento di iOS, vi faccio anche l'aggiornamento del What's in my phone, se vi può interessare, dato che me l'avete richiesto tantissime. Allora, iniziamo. Questo è il mio sfondo. Ora ve lo faccio vedere meglio. Volevo dire che questo affarino qui è il sostituto di questo tastino qui, solo che versione elettronica in pratica. Perciò, se vedete questo pallino qui, non vi preoccupate, è solamente una questione di utilità. Se magari non si spegnesse ogni 2 secondi, sono le 9:26 di mattina e io ho un sonno che nemmeno vi immaginate perché mi sono svegliata prestissimo. Comunque, la foto dello sfondo è questa qui, come il mio ragazzo. Le foto dello sfondo vi giuro che le cambio una volta ogni 2 secondi perché ho talmente tante foto che mi piacciono che non riesco mai a decidere. Comunque, sblocchiamo. E niente, aspetta, vado alla prima slide, che è questa qui, slide, sì, vabbè, chiamiamola slide, e anzi, andiamo qui così magari riuscite a vedere meglio la foto, anche se più scura. La foto del mio sfondo è questa qui, di Demi Lovato, che forse questa cosa voi non la sapete, comunque io sono una grandissima fan di Demi, la adoro, quando vedrete il room tour renderete conto. Ma non vi spoilerò niente. Comunque, arriverà anche il room tour, non vi preoccupate, che questi video me ne avete richiesti tantissimo. E niente, appunto, questa è la foto di sfondo di uno dei suoi ultimi photoshoot. Ma anche questa la cambio sempre, 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 anche se c'è sempre Demi qui, sempre. E iniziamo. Allora, questa è la schermata più noiosa del mondo, nel senso che non c'è niente né di utile né di interessante, a parte perché ci sono proprio tutte le applicazioni, quelle standard della Apple, a parte, vabbè, non il meteo, le immagini. Faccio vedere, ne ho una fracca allucinante, cioè ho 7265 foto più queste due cartelle che si creano sempre da sole ogni volta che carico una foto su Instagram o faccio una foto con Retrica e io le cancello sempre, solo che si ricreano in continuazione, allora ci ho rinunciato. E niente, faccio vedere un pochettino velocemente qualcosa delle foto. Qui ci sono le foto che mi manda il mio ragazzo adesso da Londra. Sì, da Londra, da New York. Sto ancora dormendo, scusate. Poi ci sono un sacco di foto di... Oh, questa è la pizza che mi sono mangiata l'altro giorno mentre vedevo la partita dell'Italia, scandalosa. Poi ci sono un sacco di foto di Demi. Questa è sempre dell'ultimo photoshoot. Un po' di foto mie.
foto idiote, guardate che carino sto maialetto. E poi una cosa un po' più inerente al mio canale, magari, aspettate che la trovo. Ah, ci sono anche un po' di filmati, tipo questi sono due brevi filmati dello spettacolo ultimo che ha fatto mia sorella a teatro. E ecco. Non so chi sia questa ragazza né chi sia la truccatrice, comunque è un esempio per far vedere che io sul telefono mi salvo anche un sacco di foto di trucchi che mi piacciono e che vorrei riprodurre. Questo è stupendo, complimenti chiunque tu sia. Poi sì, ci sono, mi salvo le foto di, no, di vari swatches, di roba che voglio, oppure sì. Bene o male, le cose sono queste qui. Andando al menu, invece, faccio vedere che sotto ho in queste quattro cosettine, queste quattro applicazioni che rimangono sempre, anche se voi cambiate slide, abbiamo il telefono appunto per chiamare, le mail, che chiunque abbia un canale qui su YouTube me lo saprà ridire. Le mail sono una gioia immensa perché mi arriva la mail ogni volta che una ragazza nuova si iscrive, non sempre, però quando una ragazza che condivide i canali a cui è iscritto si iscrive, mi arriva la mail, oppure i vostri commenti, tutto quanto. Poi c'è Retrica, che conoscerete tutti, comunque vi faccio vedere, è l'applicazione per fare le foto, ci sono svariati effetti. Poi il Safari, che è appunto la pagina di internet. Andando avanti, abbiamo tutte le cartelline che ho creato io. E ci ho aggiunto anche questi disegnini stupidini, tipo utilità, la puntina, foto e video, la macchinetta fotografica e la videocamera. Vabbè, lo so, non sono normale. Comunque, a Utility ci sono altre robe noiose, ovvero calcolatrice, bussola, sta roba qua. L'unica che uso, a essere sincera, è la calcolatrice. Poi, a questa cartella qui, che è sociale, ci sono appunto tutti i social a cui sono iscritta e che utilizzo più o meno spesso. Sono i soliti: Facebook, Messenger, queste delle pagine che vi ricordo, vi lascio giù nell'info box il nome, che è Debs Aquadisiac YouTube. Ho aperto da poco una pagina Facebook, mi farebbe piacere che, non lo so, se mi seguite, ci metteste mi piace, appunto, perché lì sono molto presente. Cerco di essere molto presente, diciamo. Instagram, che è un altro social in cui sono molto presente. E poi vabbè, YouTube, immancabile. Kabbal è questa qui. Faccio vedere un po' più da vicino. È un'applicazione molto carina per le coppie. Andatela a vedere se avete l'iPhone. Non so se c'è anche per Android. Poi, andando avanti, utilità. A utilità ho messo un po' di cose varie, tipo ad esempio queste applicazioni Gustissimo e Piccole Ricette, sono tutte robe di cucina. Oddio, che è successo? Dove ci sono tutte le ricettine perché mi sto cimentando nella cucina, voglio imparare a cucinare perché non so fare niente. E vabbè, iBooks, Womanlog, che è un'applicazione per vedere quando ti viene il ciclo, che se no io sono sempre impreparata. Vabbè, questa cosa magari non mi interessava. Poi UC Cinemas, che per chi ha un UC Cinema vicino è molto utile. Poi io vado molto spesso al cinema quando mi è possibile. Roma Bus, questa applicazione dell'ATAC che lasciamo perdere, non funziona praticamente mai. Utilità è appunto quella che abbiamo visto adesso. Poi c'è foto e video, dove c'è questa qui, Capture. Io non l'ho mai usata, sinceramente, però non dovrebbe essere male perché, per chi non ha un programma di montaggio da un iPhone, perché è un'applicazione per registrare e montare video e caricarli direttamente su YouTube. Ultima cartellina, moda e trucco. Ho scritto moda e trucco perché prima c'erano anche applicazioni di trucco tipo quella di Clio, quella di Michelinia, però l'ho dovuta cancellare perché ho troppe foto e mi occupano troppo spazio. E niente, ho l'applicazione di H&M per vedere tutte le nuove collezioni, i nuovi arrivi, e l'applicazione di The Zenis, stessa identica cosa.
Infine, andando avanti, ho le icon pucciose, in pratica, ho fatte con Cocoppa, tipo un'applicazione del genere che poi ho cancellato sempre per questioni di spazio, dove vedete ci sono Facebook, Instagram e YouTube fatte in versioni carine. Ad esempio, se io clicco su YouTube, appunto, mi esce fuori YouTube. Stessa cosa per le altre, ovviamente. E poi ci ho chiamate dove ci ho messo un carino pesciolino, non so nemmeno perché. E dove in pratica ci sono le chiamate che faccio più spesso, ovvero al mio ragazzo e alla mia migliore amica. Niente ragazzi, il video è finito, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo.